The virus! It's following me everywhere! Corona! Allora Gigi, piccoletto, bello sei. Mamma Gigi. You know, it's spring, guys, but the sheeple cannot smell the flowers because they have the mask on. Oh, I'm so sorry. Gigi. Allora amici, c'è il coronavirus? Do you have coronavirus, bro? Hey, bro, I'm talking to you, bro. Don't ignore me, bro. Don't go away, bro. This lady has always been here. She is fine. Yeah. Pigeons licking in the streets and whatnot, you know. But yet the sheeple is afraid of the virus. The dumb sheeple. I bet this lady doesn't watch the mission. The only time I succeeded in capturing a pigeon. But how you do? You do not go to the pigeon like a dummy. Oh, let me catch you, your pigeon, you know, because he will run away. You feed the pigeon. You feed the pigeon. You know, I would sit, you know, and be nice to the pigeon, you know, just give it food, you know. I had some bread, you know. And at the right moment, I just catch the motherfucker. And so this is exactly what they did with us, guys. All this peaceful existence that we had after the Second World War, this was just them showing their face. Oh, man, we're so good. Look, you can have this, you can have that. Just relax, you know. Yeah, no, no, please, dude. Arms? Why do you need guns and all this stuff, you know, to protect yourself? It's not necessary, you know. Don't be dumb, you know. Don't be a conspiracy theorist, you know. Yeah, this is how I capture the pigeon. If you go like this with the pigeon, guys, the pigeon will run away, ok? Cosa c'è sotto, chi può dirlo? Sicuramente è stato forse qualche esperimento riuscito male. Diciamo che tutti abbiamo la fiducia che sia tutto temporaneo, ecco, che questi provvedimenti poi alla lunga non, ovviamente, non debbano essere. Sempre se non ritorna un altro virus. Speriamo di no. Secondo me l'unica cosa che ci rimane è la positività. Dobbiamo morire in casa. Sì, è giusto. San Basilio, tutti muti, tutti duri muti a casa. Tutti laziali, romanisti, tutti a casa. Niente più spacciatori, niente più puttane per strada, niente. Tutto pulito. Spettacolo. La sciarpa poi non ne parliamo, c'ha dei buchi così grossi, segnale del virus. Proprio. Che fa freddo, no? Ah, giusto, ovviamente. Qui intanto vediamo la bellissima, sempre bellissima Bellucci che dice: io amo cambiare tutto, uomini inclusi, ma gli amici no. L'amicizia è la più alta forma d'amore. Insomma, sempre bellissima, sempre una mignotta. Vediamo come il nostro esperto Mauro Perfetti pensava sarebbe andata le giornate della pecora prima del 15. Questo è il numero del 7 marzo. Il nostro esperto, ecco quanto ci prendeva. Vediamo. La settimana è perfetta per ritagliarsi una rigirante vacanza. Sfruttate le buone opportunità che le giornate favorevoli lasciano intravedere. Il perfetto lavoro di gruppo vi aiuterà. Di gruppo? Sei sicuro? Amore, una congiunzione astrale dal Capricorno vuole incoronarvi protagonisti delle vostre vicende amorose. Sì, fai sì. Le stelle sono super anche nella gestione del lavoro, sono a casa. Where are you going, girl? Come on here. Mettimi a distanza, mi raccomando. Ciao ragazzi, vi voglio bene a tutti, eh? Anche a te, soprattutto a te. Ah, buffone, burione. Quando finisce il carnevale qua? Io non ho mai creduto alla gente. Ti suggerisco di fare il vaccino. Io te lo suggerisco, eh. Metti quella più seria, questa non te fa niente. No, me fa. Che te fa? Me copre, come fa? Che te copre, da che? Dai virus, da corona. E dove stanno questi virus? Che ne so. Questo è il nostro collaboratore di fiducia. Lei signora vuole sperare nonostante ci sia il virus.
Dobbiamo morire prima del virus. Però dobbiamo morire ricchi però. Appunto. Dai, tu un 9, non la casa. Ci fregano sempre questi, eh.